would you be if you had given to protection? Ok, carissimi amici, siamo ritornati al martedì sera alle ore 22 sul network di Radio Saius, il nostro network che comprende, come ve ne dirà poi, farà l'elenco il nostro regista Rosario, alcune blog super attrezzati di video e di radio. Qui è la solita trasmissione del martedì sera, Don Chisciotte e Mulini a Vento, e stasera abbiamo un gradito ospite, anche se ormai lo conosciamo tutti perché è il nostro odontoiatra di fiducia, il dottor Story Simone, che è quasi quasi è mio figlio, ma è un fatto irrilevante, quasi quasi. E stasera l'argomento che abbiamo scelto mi sembra molto interessante, perché è un argomento che ritroviamo nella pubblicità televisiva, sui giornali, sulle riviste, e cioè i dentisti low cost, i dentisti che stanno operando, che operano nell'est Europa, quindi la Croazia, che credo fosse uno dei primi a offrire servizi dentistici, odontoiatrici a prezzi molto convenienti, la Romania, anche quella lavora low cost con da molto tempo, e ultimamente si sta parlando dell'Albania. Quindi si sta creando un insieme di nazioni che offrono il cosiddetto turismo dentale, anche se non è una brutta espressione, o comunque turismo odontoiatrico. Certo. Simone, se ci vuoi parlare, introdurre l'argomento. Allora, il concetto dei low cost è un concetto ovviamente che viene incontro a ovviamente una ricerca sempre crescente di riabilitazione odontoiatrica, e possibilmente a costi sostenibili. Sostenibili nel senso che ovviamente quando si va a dover riabilitare una bocca integralmente, si va ovviamente incontro a costi molto importanti dal punto di vista sia economico che proprio. Quindi implantologia, corone, capsule, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in Italia, quando si va da un dentista, una riabilitazione di questo tipo, quindi una bocca che va rifatta sopra e sotto integralmente, con impianti, sono delle tecniche poi innovative che poi, se qualcuno è interessato, posso spiegare. Si chiamano Holon 4 o Holon 6, sono delle riabilitazioni su impianti, ci vanno a portare a dei costi anche sopra i 20-30 mila euro. Quindi per una persona ovviamente un investimento molto molto importante, e si è sempre più alla ricerca di prestazioni a basso costo. Parlando di low cost, possiamo fare innanzitutto due grandi differenze. Abbiamo le catene low cost italiane, che dopo andiamo ad analizzare, e dall'altro lato andiamo a parlare dei low cost, ma in verità low cost in un altro senso, che sono quelle all'estero, quindi nei paesi che sono stati citati prima, quindi la più comune, più famosa Croazia, anche perché effettivamente è proprio due passi da noi, fino ad arrivare ad Albania, Romania e altri paesi di questo tipo. Partendo da questi, come funziona, diciamo, il concetto del low cost estero? Il low cost estero va a attirare persone tramite due modalità. La prima modalità è ovviamente internet. Sono molto bravi, sono molto forti sul web, questo va detto, fanno un ottimo lavoro di marketing, sono strutture molto grandi, molto... addirittura una delle più famose, subito dopo il confine, è proprio un palazzo, sono cliniche di oltre 1000 metri quadri, sono cliniche molto molto grandi, e sono proprio specializzate nel turismo odontoiatrico. Quindi da una parte vanno, diciamo, a recuperare pazienti direttamente tramite il web, solitamente, in cui la persona va a cercare una riabilitazione di questo tipo, quindi un'implantologia,
L'impianto, per chi non lo sapesse, è il modo per riabilitare un dente in maniera fissa inserendo nell'osso una radice artificiale di titanio che appunto si chiama impianto, che va a sostituire la radice del nostro dente, sul quale poi viene inserita una capsula, che è il dente per quello che vediamo nella bocca. Quindi, da una parte le persone cercano una riabilitazione di questo tipo e vanno a trovare, ad esempio, i siti web delle cliniche croate e vanno a chiedere un preventivo. Dall'altra parte c'è un sistema, diciamo, di sottofondo che è un po' lontano da lì, standard. Come funziona? Ci sono delle persone, di solito dei 40-50enni, neopensionati, ex autisti, eccetera, eccetera, che girano per le città, Bologna o qualunque altra città, mettendo dei gran biglietti da visita, volantini o quant'altro sulle macchine. Ad esempio, ogni volta che vado in un parcheggio lo trovo solamente. Possiamo paragonarli, diciamo, a dei commerciali come in Italia. Le persone vedono questo bigliettino, chiamano questa persona, che è una persona italiana, che poi dopo cosa fa? Una volta alla settimana prende la macchina, di solito sono dei mini pulmini, e porta le persone in Croazia. Si sveglia presto al mattino, di solito si parte verso le 5, 5 e mezza del mattino, si arriva in Croazia, mentre per gli altri paesi di solito ci si muove in aereo, quindi c'è un canale separato, cioè andare in Albania, Romania, Moldavia, sono necessari ovviamente dei mezzi diversi per arrivare. Arriva al mattino, si fanno le cure, poi indietro. Queste persone ovviamente guadagnano una percentuale su le terapie che le persone fanno. Ovviamente pubblicità, diciamo, relativamente illegale, perché non è sanzionabile, perché gli unici che possono essere multati sono effettivamente i medici. Queste persone, non essendo medici, non rischiano proprio niente. Quindi è una terza via che sta prendendo piede sempre di più, è la problematica che c'è sempre stata delle cliniche low cost, il fatto di non avere un punto d'appoggio in Italia. Quindi queste persone vanno in Croazia, fanno il lavoro, poi dopo, oppure tornano indietro, hanno un piccolo problema, oppure ancora diverso, partiamo dal principio, il fatto di dover fare una visita. Dover fare una visita, è difficile andare in Croazia solo per una visita. Quindi ci sono molte strutture che stanno organizzando, prendono in affitto degli studi dentistici italiani, prendono in affitto degli studi dentistici italiani e li affittano per fare delle visite, oppure dei controlli, per dopo poi fare il lavoro, diciamo, grosso in Croazia. Infine, giusto per completare questo approccio, l'ultima modalità che sta arrivando, questo lo dico tramite proprio noi dentisti, non è una cosa molto carina, arrivano delle mail da cliniche albanesi o croate che ti dicono: se i tuoi pazienti non possono pagare le cure da te, mandaceli e noi ti diamo una percentuale sulle terapie. Quindi diciamo che vaghiamo in tecniche non proprio eticissime. Andiamo a svelare quindi ovviamente perché low cost. Il low cost è quello che dico anche ai miei pazienti, che ovviamente si parla sempre spesso in questo argomento, è solo uno, senza andare a dire qualità bassa, qualità non bassa, qualità di altro. Il motivo principale per cui all'estero, parliamo di estero, i costi sono nettamente più bassi è un problema di tassazione, punto. Cioè il costo della vita è molto più basso. Il costo dei dipendenti è molto più basso, il costo dei materiali è molto più basso. Quindi noi che papà siamo con Alfredo andiamo in Moldavia, che prendiamo un autobus o facciamo un pranzo a 5 euro completo, quello che da noi costa 30 euro, dovete fare semplicemente il paragone. In Croazia la mia dipendente che costa 1200 euro più tasse, quindi mi viene a costare 2500 euro al mese, ha uno stipendio full time che parliamo di 400-500 euro. Quindi capite che l'unico motivo per cui sono economici effettivamente è questo. Mentre sono di costo normale, se non cari, ad esempio per le persone croate o albanesi o rumene che si vogliono affidare a queste cliniche. Perché per il loro stile di vita, per il loro, diciamo, livello di stipendi, eccetera, eccetera, quello che per noi italiani è effettivamente molto basso, per un persona residente in verità è addirittura quasi caro. E questa è fondamentalmente la vera e grossa motivazione di questo. Dall'altro lato, quali sono i problemi? E ovviamente
concludendo, ci sono tanti vantaggi, perché comunque è molto allettante appunto avere tutti questi servizi gratuiti, ovviamente visita gratuita, le TAC gratuite, il trasporto è gratuito, ti danno da dormire gratuitamente. Io una volta accompagnavo mia moglie in Croazia, che doveva suonare sul mare a Opatija, abbazia. Le cliniche sono fronte mare, cioè sono delle cliniche stupende, veramente molto attrezzate, fatte molto bene, ti danno da dormire in albergo, ti fanno fare giro turistico, quindi tu mentre sei in studio la tua moglie va in spa. Questo soprattutto in Romania, anche Polonia. I problemi quali sono? I problemi, quello che io rilevo e discuto sempre con i colleghi, sono fondamentalmente due. Il primo problema sono le tipologie di terapia, cioè i piani di cura, cioè quello che una persona fa effettivamente in Croazia è abbastanza standard, cioè le loro terapie, ovviamente non dico il 100%, ma nel 90% dei casi si vanno a circoscrivere, togliere tutti i denti e sostituirli con degli impianti, quello che prima dicevamo che sono Olon 4 Olon 6. Quindi tu arrivi, se tu arrivi con diciamo dei denti che io e persone vengono da tutta Italia e anche dall'estero nel mio studio per salvarsi i denti, tu vai di là, ti tolgono tutti i denti e ti mettono 4 o 6 viti, detto in termine un po' gergale, quindi 4 o 6 impianti, e dopo qualche giorno esci con tutti i tuoi denti. Quindi il primo punto è, a mio parere, sono, ed è anche dei miei colleghi direi, sono delle terapie con dei danni biologici molto importanti, perché comunque dei denti che potrebbero essere salvati vengono tolti anche in maniera un po' molto facile, nonché confrontando alcuni preventivi o proposte terapeutiche che mi arrivavano da pazienti andati in Croazia, si inventano cose che anche a volte non ci sono, e questo non è molto carino. Ovviamente non parlo sempre, non faccio tutte le un fascio, però è capitato più volte. Il secondo problema, diciamo, possiamo anche venire meno comunque sulle abilitazioni che io faccio e che funzionano molto bene, le Olon 4, Olon 6, per dare una dentatura fissa a delle persone che ad esempio hanno già la dentiera e che se la vogliono togliere, cambia decisamente lo stile di vita. L'altro problema, e forse ancora più grave, è il rispetto dei tempi biologici. Mi spiego meglio, una cosa un po' tecnica. Quando noi facciamo un impianto in Italia, solitamente cosa si fa? Si inserisce la vite, si aspettano 3-4 mesi in cui l'impianto diventa tutt'uno con l'osso, un termine che si chiama osteointegrazione, al termine del quale noi andiamo poi a inserire il dente sovrastante. Bene, capite che loro fanno tutto in una settimana, quindi spesso e volentieri si tolgono denti, si infilano appunto, si inseriscono degli impianti, delle viti in bocca, a volte anche infette. Quindi ci capita, e sarà una delle cose che sta capitando, e vedo anche sui forum ad esempio di Facebook di colleghi, di lavori fatti anche veramente pochissimo tempo fa, lavori importanti, quindi tutta una bocca fatta anche 1 o 2 anni fa o anche meno, che falliscono in maniera veramente completa, portando a dei danni veramente, veramente, veramente molto importanti per il paziente, quindi infezioni e il rischio poi di essere fondamentalmente destinati poi alla dentiera, perché se queste infezioni, oltretutto il fastidio, il disagio, il pus, gli ascessi, vanno a distruggere tutto l'osso residuo, purtroppo con tutta la buona volontà, già era difficile curarli prima, è veramente difficile a livello tecnico curarli in questo stadio, e a volte si è purtroppo condannati alla dentiera. Quindi diciamo, ovviamente poi ci sono anche persone a cui va tutto bene, perché comunque sono bocche che magari erano solo erano bocche non predisposte alla carie, bocche non predisposte alla parodontite, persone magari hanno perso i denti per trauma, persone che si puliscono bene. In questi casi ovviamente, e ci sono tantissime testimonianze di persone contente, però diciamo che non sempre è così. E ovviamente poi se hai un problema chi ti vai a rifare? Perché andare a fare una causa in Croazia o all'estero è sempre più complesso, e quindi sono tanti che poi dopo abbassano diciamo un pochino le orecchie, cercano di tornare da noi dentisti diciamo di riferimento italiani, che dobbiamo appunto mettere le mani su questi lavori. Quindi questo direi, a meno che avete voi domande o ci sono domande, diciamo riguarda fondamentalmente la questione estero. Tutto abbastanza chiaro? La spiegazione che hai dato è stata estremamente esaustiva, indubbiamente.
fatto un po' ridere il discorso, ridere, cioè mi ha fatto ricordare il discorso del passaparola tra maestro bigliettini, eccetera. Adesso hanno smesso, quelli dell'Herbalife, non so se esistono ancora, degli integratori alimentari, che Ah erano. sì, no, esiste ancora, sì. Ah, esiste ancora. Ugo, hai qualche domanda? Più che una domanda, diciamo che mi viene voglia di fare alcune considerazioni. Questa è come, parlo così, Simone, mi riferisco ad una concorrenza fatta di orpelli, credo. E credo anche che contro Anche. questo tipo di concorrenza si debba provvedere soprattutto ad aumentare la professionalità del prodotto che viene dato da noi. È come se dicessimo, infatti adesso credo che tutti noi stiamo notando un ritorno nazionalistico anche e non solo nel commercio, no? Quando diciamo prodotto fatto in Italia. Perché siamo stati così inondati da prodotti non solo, diciamo, dell'Oriente, ma di ogni tipo di prodotto da ogni parte del mondo, che forse abbiamo perso l'identità e quindi anche quella dei denti. E credo che una delle iniziative che dovremmo prendere, correggimi se sbaglio, dottor Sì. Simone, è quella di combattere, di combattere perché la supremazia della nostra professionalità, prevalga. Noi italiani, Assolutamente. no, non solo nel campo dell'odontoiatria, ma credo senza, diciamo, fare opera di piaggeria, ma in ogni tipo di intervento che possiamo fare ci possiamo permettere il lusso di mettere la nostra firma e quindi credo che dovremmo percorrere quella strada perché al di là dei viaggi, delle spese, dei soldi, delle tasse, eccetera, che sono sicuramente vantaggiose. Ripeto, mancano le caratteristiche essenziali, cioè la fiducia che deve avere l'assistito nei confronti del proprio medico. E questa si crea solo in un rapporto che deve essere, diciamo, confezionato, stabilizzato da periodici incontri nel tempo e non può essere un incontro visto su una fotografia oppure magari che si consumi in una giornata. Credo che questo sia anche uno degli aspetti a cui Certamente. bisogna badare. Altre considerazioni ce ne sono, ma magari poi nel corso della trasmissione vi permetterò, se ci sarà l'opportunità, di farle. Ok, ti Posso? ringrazio Ugo. Scusami. In effetti è un problema questo che tu hai stigmatizzato, che riguarda un po' tutto il lavoro italiano. Stiamo retrocedendo Assolutamente. a livelli allucinanti. Non pretendo l'autarchia, però la No, difesa del proprio lavoro è Alfredo, importante. scusami, non è questione qui di autarchia o altro, secondo me. Io mi stavo ponendo una domanda, cioè mi ponevo la domanda, no? Sì. Cioè, come assistito, perché non sono medico, non so niente, insomma, però c'ho i denti anch'io, o forse quei pochi che mi sono rimasti, insomma. Le caramelle, le Le caramelle, le caramelle, sage. sono le caramelle. Però dico, cioè, se io devo andare, diciamo, risparmiare 20.000 euro e poi alla fine sto punto da capo, no? E semmai sto anche peggio perché prendo infezioni o cose del genere, non so se il gioco vale la candela alla fine. Cioè, È un terno all'occhio, cioè nel senso, perché io non dico è che chiunque come. va là torna con delle infezioni. Ovviamente è un fattore di rischio più. C'è un rischio più alto, ma è dato. Allora, innanzitutto, io questo devo dirlo, i colleghi croati esteri sono sicuramente molto bravi. Comunque, ad esempio, sull'implantologia, mettendono 2-3 mila euro, 2-3 mila impianti all'anno, hanno una manualità, una hanno una, secondo me, una manualità estremamente avanzata e sono su questo punto di vista tecnico. Ma il problema è proprio di velocità e di rischio, cioè il fatto che io mi prendo il tempo, lasciamo l'impianto, diciamo, maturare, guarire per tot mesi. Prima viene bonificata la bocca, ad esempio nel caso mio, prima curiamo la parodontite, che è il problema appunto che spesso porta alla perdita dei denti.
dobbiamo togliere tutti i batteri, solo a quel punto facciamo la lastra per vedere quanto osso c'è, poi inseriamo l'impianto, quindi ci prendiamo tutte le cautele per far sì che i rischi e i danni non ci siano. Lì a volte può succedere che ci sia questo rischio, e non è ovviamente che te lo vengono a dire, e dopo i problemi sono molto più complessi da curare. In Italia a livello di sanità dentale siamo molto bravi. Combattere purtroppo con questo fenomeno est, diciamo che anche i media non è che si mettono proprio verso di noi. Faccio un esempio, Striscia la Notizia ormai, no, Striscia, scusate, Le Iene ogni tot mesi esce col servizio che sembra che andare all'estero è tutto bellissimo e sono tutti contentissimi, ce lo fanno mai vedere un pochino il risvolto della medaglia. Finendo appunto l'estero, passiamo alla seconda modalità di low cost, che è quella italiana. Low cost italiano che cosa vuol dire? Vuol dire avere delle strutture sanitarie che non sono gestite da medici, ma sono gestite da imprenditori, quindi sono quelle classiche cliniche che brutto far nomi, però sono le più famose, che possono essere Vitaldent, Dottor D, Kerden, ce ne sono veramente. Bologna è tempestata, cioè è una cosa impressionante, che hanno una concezione un pochino diversa. È un discorso, in questo caso siamo sempre in Italia, quindi le tasse sono le stesse, i dipendenti sono gli stessi, quindi come si fa a risparmiare? Si risparmia attuando delle politiche di gestione aziendale molto forti. Cosa vuol dire, ad esempio? Vuol dire avere ovviamente, fare dei gruppi, acquistare grandi materiali o non materiali proprio di primissima scelta. Vuol dire dare, per esempio, un'otturazione che io mi prendo un'ora per farla al microscopio, tutta perfetta, rifinita, loro hanno 20 minuti per farla, quindi si lavora sulla quantità, quindi loro lavorano sulla produttività, quindi ogni persona al giorno deve rendere X. Terza modalità di risparmio sono anche gli operatori, perché spesso e volentieri chi va a lavorare in questi centri sono dei colleghi neolaureati che vanno a fare fondamentalmente un po' di gavetta, e una volta che hanno fatto le mani però sulle ossa delle persone, non sulle ossa, scusate, sui denti delle persone, a quel punto vanno via. Quindi e lì non è che c'è, come nel mio caso, sono il direttore sanitario, che ovviamente c'è anche in queste cliniche, sono però il responsabile e chi ha creato lo studio. Lì, appunto, c'è un gruppo di persone che investe di soldi, ne sa, è molto, molto esperto, ovviamente, in marketing e gestione aziendale, cose che noi dentisti non insegnano, e hanno degli investimenti pubblicitari ingenti. Faccio un esempio veramente proprio semplice, semplice. Io stavo aprendo il mio studio. A Bologna si era liberato un mega cartellone sotto il passaggio del treno, sotto i cavalcavi, un sottopasso. C'era un cartellone, quello pubblicitario. Si era proprio liberato prima dell'apertura, ho chiesto informazioni. Ebbene, questo cartellone costa ben 18.000 euro l'anno, più per 5 anni minimo, più tipo 6.000 euro per farlo. Ovviamente per una struttura, anche se la mia è una struttura abbastanza importante, è un investimento veramente molto grosso. Ebbene, chi l'ha preso un mese fa? La Dental Coop, che è una clinica low cost che è a 1 chilometro da me, che è uscita massivamente e continua a uscire con tutte le settimane a Berlino, quindi lo fanno degli investimenti massivi pubblicitari. Il sistema è un po' diverso del low cost italiano rispetto a un dentista normale. Come funziona? C'è ovviamente, come un solito, c'è una prestazione civetta, che quindi di solito è la vista gratuita oppure con le lastre, la panoramica o la TAC se si fa gli impianti, e di solito c'è la pulizia, se non gratuita, a prezzi veramente tipo di 15-20 euro, 30 euro al massimo, fatta ovviamente sempre in 20 minuti quello che noi ci mettiamo un'ora con il microscopio, ovviamente pagate quello che viene dato. Quando andate in un low cost non trovate un medico immediatamente. Cosa trovate? Trovate una figura che si chiama commerciale. È una figura che sta sempre più prendendo piede e non è un medico, è una persona che è esperta in persuasione e in tecniche di vendita. È un venditore. Quindi raccoglie le vostre informazioni, diciamo, vi fa anche un profilo economico, quindi vi fa più o meno i conti in tasca, e a quel punto vi accompagna dal medico effettivo, dal dentista, che ovviamente ci sono dentro, che vi fa la visita contro il commerciale, che diciamo
scrive tutto il piano di cura. E spesso e volentieri confessioni di colleghi che ci lavorano tutti i giorni, vengono anche, viene anche detto di trovare anche più cose possibili, cose anche che a volte spesso non ci sono. E arrivato poco tempo fa ci fu una confessione su Facebook che praticamente a volte durante l'esecuzione di una carie venivano fatti dei piccoli fori nei denti vicini sani per far sì che si cariassero successivamente. Una volta che il medico ha fatto la visita, il paziente torna dal commerciale, che è bravissimo a vendergli il piano di cura, e nel 90% dei casi escono con un finanziamento firmato, quindi tutto pagato in anticipo. E storia che potete leggere tranquillamente su tutti i siti o nei giornali, ciclicamente queste cliniche chiudono, quindi cambiano proprietà, e persone si trovano con dei finanziamenti in piedi, con piani di cura non completati, che quindi non sanno dove attaccarsi, e quindi con soldi persi, piani di cura non completati o piani di cura completate male. Quindi questo è, diciamo, l'altro panorama che abbiamo, ovviamente, del mondo dei low cost. Quindi da una parte abbiamo un sistema che sinceramente io ritengo quello italiano, del low cost italiano, sia legato a effettivamente una qualità più bassa, perché comunque con tutta la buona volontà, io sono del mestiere, non riesci a tenere delle prestazioni anche importanti in tempi così stretti, soprattutto fatti da operatori non esperti e formati. E qua c'è anche un po', diciamo, di relativamente poca eticità, dato che ci sono queste figure che sono estremamente forti in vendita, tecniche di programmazione o linguistica, quindi PNL, cioè praticamente ti vendono qualunque cosa, viene anche imbambolato. Dall'altra parte invece abbiamo il low cost estero, in cui appunto, nonostante secondo me ci sono dei professionisti soprattutto sulla parte implantologica molto forti, molto bravi, il problema secondo me è un po' una standardizzazione dei piani di cura, quindi sono tutte, tolgo tutti i denti e metto gli impianti, e il problema principale, che ovviamente è legato alla distanza, è il non rispetto di quelli che sono definiti i tempi biologici. Quindi direi che questa più o meno è una disamina delle due realtà. Poi io capisco che ovviamente andare dal dentista ha dei costi spesso importanti, però io ricordo sempre un'altra cosa, cioè non puoi arrivare a costi importanti se tu attui delle prevenzioni. Io capisco tutto, ma anche chi guadagna molto poco, i pensionati, se uno già da giovane investe quei 200 euro all'anno in prevenzione, che vuol dire fare due igiene all'anno, è vera, e si pulisce bene i denti a casa, è veramente difficile che arrivi a dover rifare integralmente la bocca, perché sono tutte patologie progressive quelle che fanno perdere i denti. Da una parte la parodontite, comunque si può prevenire e curare, e se uno già giovane si tiene pulito difficilmente perdere i denti per parodontite. Dall'altra parte la carie, e anche se in entrambe le due malattie ci può essere una predisposizione, sono patologie altamente prevenibili. Quindi io capisco che se, però, quindi per arrivare a dover spendere 30.000 euro vuol dire che ti sei veramente trascurato e hai fatto qualcosa di, nel senso, si è trascurato in maniera troppo importante e hai lasciato troppo perdere, quindi evitando anche le banalità come pulirsi bene i denti o fare un pochino di prevenzione. Ovviamente non sto qua a dogmatizzare, ognuno, abbiamo pazienti che hanno avuto problemi di traumi, hanno avuto problemi anche proprio di traumi anche psicologici o altre problematiche del corpo che hanno fatto trascurare la bocca, quindi non parlo ovviamente della totalità, però spesso e volentieri succede anche questo. Quindi i dentisti sono cari, ma sono cari relativamente. Una struttura come la mia, io ho 20 dipendenti da gestire, materiali, costi, strumenti. Ogni mia sala operativa con tutte le ultime tecnologie costa sopra i 100.000 euro, sono strutture da milioni di euro. Quindi la professionalità va ovviamente anche considerata. Quindi questi sono più o meno, penso di aver raggiunto una, più o meno vi ho fatto un panorama sui due tipologie di low cost che potete trovare. Sei stato esauriente, veramente hai guardato tutte le cose in tutti i sensi. E cosa volevo dire?
Infatti a Bologna te ne avevo parlato, poi non mi ricordavo mai il nome, è sorta, ho sentito la pubblicità per radio, è sorta un'associazione di dentisti contro il low cost, cioè che cercano di fare in Italia il lavoro con prezzi low cost. È Ecco, già. e low cost in questo senso, quindi mentre di là mettono impianti o scontenere i costi, contenendoli perché proprio lo stile di vita, l'acquisto dei materiali, il personale Certo. ha dei costi di un certo tipo, in Italia lavorano su altre filosofie, ecco, diciamo così. Infatti ho trovato, ma guardavo adesso se l'avevo in memoria, in uno di questi siti metti in evidenza, non so di che nazione, metti in evidenza questo problema, cioè che i costi, sono bassi proprio perché la vita è bassa e le tasse sono basse. Quello è le stesse cose che hai detto tu. E quindi per forza o per fortuna il costo complessivo delle operazioni si riduce notevolmente perché non ha queste detrazioni sociali, chiamiamole così. Ugo, a Sì, te la palla. io volevo aggiungere all'ottima spiegazione. Argomentazione che ha fatto prima Simone, volevo alcune considerazioni perché Simone mi può correggere nell'attività, in qualsiasi attività, ma soprattutto in quella professionale, deve esistere una regola della concorrenza, una concorrenza leale. E nella sanità del nostro paese, l'odontoiatria è una delle branche che è fuori dal sistema sanitario, perlomeno è un po' una Cenerentola che viene poco seguita, poco resa interessante agli occhi del sistema sanitario nazionale. Perché questo? Ci sono, diciamo, diversi motivi. Farebbe comodo, Simone, all'utenza, soprattutto all'utenza anziana che non dispone di molto denaro, poter avere un sistema assistenziale, diciamo, in grossa parte fornita dallo Stato, ma lo Stato fornisce le cosiddette convenzioni, oppure il privato, oppure le attività di cui parlavi prima, low cost, nazionali e internazionali. Ma credo che se ci fosse una leale concorrenza fatta, non dico facendo cartello, come hanno fatto grosse assicurazioni oppure altre strutture che impongono prezzi più o meno uguali, ma facendo una concorrenza leale, naturalmente territoriale, e facilitando alcune iniziative di rateizzazione, si potrebbero catturare tutti quegli assistiti che magari credono di poter avere delle agevolazioni all'estero. Faccio un esempio: è vero che costa di meno la vita, è vero che costa forse di meno il materiale, però se si riuscisse a risparmiare sugli acquisti. Lo Stato non capisce che deve diminuire il costo del lavoro, questo lo Stato non riesce a comprenderlo, chissà perché, ma se il professionista riesce a fare operazioni di questo tipo, magari una buona concorrenza in patria con un livello di qualità di lavoro potrebbe offrirla. Penso che Sì, si ogni possa fare. tanto il problema è che noi allora cosa rispondiamo? Nel senso, le associazioni di categoria, cartello effettivamente c'è sempre stato, comunque la sanità purtroppo odontoiatrica pubblica è sempre stata una nicchia, ma secondo me è una cosa che risale ormai da sempre, sarà da Certo, 30-40 anni che certo. risale così. Quindi io sono cresciuto già con la sanità privata, odontoiatrica, e in cui c'è verità, cioè l'ospedale in molti paesi, a Bologna non c'è, c'è una clinica odontoiatrica, c'è poi il pronto soccorso che è proprio pubblico, però sinceramente, guarda, veramente piuttosto vado a casa io del paziente, ci sono veramente, voglio Dei parlare problemi. male, però sono delle, cioè, erpeggio, veramente, non, sono prestazioni di categoria bassissima, professionisti che, vabbè.
non voglio commentare, però nel senso, poi ci sono in verità, per le categorie protette ci sono i LEA, i livelli essenziali di assistenza, quindi in verità c'è la parte di sanità pubblica. Il problema è appunto che si è arrivati veramente a una guerra al massacro, in cui però da una parte abbiamo, è una massacro ovviamente è sui prezzi, ma è tanto ovviamente nel marketing, quello importante sulle percezioni, ciò che viene percepito. E il problema è che ci troviamo di fronte a persone che sono dei professionisti del marketing, della comunicazione, della vendita, dall'altra parte abbiamo i professionisti che sono i dentisti, che non sono formati, Simone, quindi è anche difficile per noi. Scusami, ti posso soltanto interrompere un secondo. Certamente. Perché sai, mi viene spontaneo, non tutti gli interventi sono quelli di protesici, no? Tu sei maestro. Voglio dire, se abbiamo bisogno di un intervento di un certo livello, noi non possiamo permetterci il lusso di avere un territorio, diciamo, qualsiasi esso sia, pieno di gente che sa fare protesi, eccetera, però magari molte volte l'odontoiatria deve impegnarsi a fare interventi di un certo livello dove devono coesistere molte professionalità. Allora, la sanità pubblica che sia, o privata, quella che vuoi, devono decidersi a offrire delle strutture, perché tu dicevi bene prima, ci sono strutture che non sono come dovrebbero essere. Allora, devono essere in grado, se la sanità pubblica non vuole interessarsi della bocca, scusate la sintesi, deve anche comprendere che ci sono degli interventi per i quali non è possibile rivolgersi all'esterno, quindi deve adeguare comunque, se vuole continuare ad essere una struttura concorrenziale, i propri ambulatori odontoiatrici di efficienza e professionalità e appropriatezza. Perché tu, ripeto, mi puoi correggere, non tutte le persone hanno bisogno solo della protesi. No, cioè, allora, ti rubo ancora un secondo, se è vero che dobbiamo dare spazio all'aspetto commerciale, perché anche nel pubblico ormai, come dicevi tu, i LEA, ma scusatemi, ma se io non riesco ad usufruire di quelli già presenti, i livelli essenziali di assistenza, in cui tu facevi giustamente riferimento, sono quelli che ci consentono di avere una sanità scalcagnata. Io non riesco a fare un intervento, a fare una protesi, a fare una visita, se no dopo lungo tempo di prenotazioni. Esatto. Cosa fa? Cosa fa lo Stato? Mi butta la luce negli occhi e mi dice: bene, ti do altri LEA. Cioè, è come se mi desse la possibilità di guardare per televisione una sanità che è solo virtuale, non esiste. Allora, o ci decidiamo a togliere la maschera e a dire che qualcosa deve funzionare, oppure incominciamo a dare spazio ad una vera concorrenza, che non è quella della convenzione, ma quella che fai tu, quella privata, sulle tue spese, con i tuoi soldi, insomma, ecco. Allora, innanzitutto, ma la tua sanità deve prevedere anche interventi che non siano solo protesi. Ma assolutamente, nel senso, allora, beh, innanzitutto il LEA ha fatto un grosso problema, ovviamente noi ci troviamo a volte anche a curare, io curo anche a volte spesso pro bono persone, perché mi arriva pensionato l'extracomunitario che con un ascesso poveretto della Madonna che va a pronto soccorso o chiede una visita, gli ha dando un mese, cioè non è una cosa, cioè, soprattutto su un patologia, una carie che già fa male, che già siamo vicini al nervo. Se tu aspetti 2 mesi, il dente la devi vitalizzare e di solito te lo tolgono. Quindi questo è già un problema principale. Riguardo alle professionalità, sono molto d'accordo. Ci sono due grandi linee guida, scuole di pensiero in Italia fra i colleghi. C'è uno che io non approvo, è quella, diciamo, della vecchia scuola, in cui c'è il dentista di famiglia che deve, cioè il dentista che deve saper tutto, il tuttologo, no? Quello che ti fa dalla pulizia all'intervento di rialzo del seno mascellare, che sono interventi complessi, devitalizzazioni o altro, perché dicono che il loro punto forte è che devi affidare a una persona solo la salute della tua bocca, cosa che io non sono d'accordo, perché comunque in medicina, se vuoi far bene qualcosa, ma in qualunque lavoro devi fare una cosa o poche, certo. Non tutte ovviamente. Come ad esempio, faccio un esempio, i chirurghi, addirittura nei chirurghi, facciamo un esempio, un chirurgo generale, c'è un chirurgo
che fa solo l'appendicite, ma lui fa solo appendicite, cioè, non è che... Quindi nel nostro campo, da me, le mie strutture, sia a Bologna che a Bari, è impostata in modo specialistico. Io faccio la protesi, ad esempio, e faccio anche devitalizzazioni, c'ho due chirurghi che ognuno fa cose diverse, c'ho un implantologo, c'ho due ortodonzisti, uno un po' più classico, uno specializzato in estetica e altre cose. Io ti, sì. Simone, scusami, non ti voglio interrompere, ma tu hai, non è pubblicità, tu hai degli studi anche qui a Bari, o hai sì. dei riferimenti qui a Bari? Ecco, i tuoi riferimenti, no, non voglio sapere, ma dove sono, insomma, perché dobbiamo sapere come accedere, insomma, perché... Beh, il mio studio è, sono, ne ho uno in centro a Bari, si chiama Microdent, e stessa cosa Microdent a Bologna. Sono due strutture in cui siamo, ci sono dei team plurispecialistici, perché io arrivo da questo concetto, che è un po' quello anche della sanità americana, in cui lo specialista è quello che sa bene le cose. Il mio implantologo mette impianti tutti i giorni, ovviamente ha una manualità e una competenza molto più alta di chi ne mette 10 al mese in mezzo a otturazioni o altro. Cioè, una persona che è bravissimo a Bologna che fa solo otturazioni, ed è, ha una professionalità e un livello di qualità impressionante sull'otturazione. Poi anch'io so fare l'otturazione, anch'io so togliere un dente, certo. Però se devo scegliere al mio paziente, se io devo scegliere a mio papà a chi fargli fare l'otturazione, la faccio fare a lui, non la faccio io, anche se so farla benissimo, ok? Perché comunque i miei pazienti devono dargli il massimo, e il massimo lo posso dare con un team multispecialistico, che ci permette anche un'altra cosa che è molto importante. Noi ogni settimana facciamo una riunione di staff, di meeting medico, esatto, in cui chi ha fatto visita presenta il caso e ognuno della sua specialità dà la sua opinione sul caso, esatto. Esatto. E questo permette di offrire ai nostri pazienti quello che secondo noi è il meglio che ci si possa offrire come piano di cura. Questo riprende un pochino quella che è la scuola americana, cioè in America sì, fanno così. Come funziona la sanità odontoiatrica, che ovviamente è tutta privata come tutta la sanità. C'è il general dentist, che è un dentista generico, che di solito fa le visite e proprio le cose semplici semplici, poi lui manda tutti gli specialisti, poi da noi sono dentro il mio studio, di là si manda dal parodontologo a curare le gengive, si manda dal protesista per fare i denti, si manda dall'endodontista che deve devitalizzare, quindi si manda a persone specializzate, tanto che negli Stati Uniti, in Italia sono molto ridotte, ci sono le specialità in ogni branca, ma specialità riconosciute. Da noi un dentista può fare tutto, poi ci sono dei corsi universitari post laurea, l'unica vera specialità, cioè ortodonzia, quindi gli apparecchi, e credo forse chirurgia, credo sia uscito. Però da noi tecnicamente non puoi scrivere specialista in, perché non c'è una vera scuola di specialità, come certo. ad esempio c'è in medicina, capito? Sì. Quindi questo è un modo per, secondo me, contrastare e fornire ai nostri pazienti, che quello che chiedono, il meglio che si possa offrire. Comunque se ti affidi poi, e comunque in struttura anche con lo specialista, anche nel mio studio, se loro hanno il loro referente, sono sempre io che ti seguo comunque il caso, e in caso di problemi ci sono. Non è vero che si toglie la professionalità dividendo il lavoro fra più professionisti, secondo me, specialisti. Questo è, secondo me, un modo di rispondere abbastanza corretto a quel discorso che mi facevi tu. No, anzi, serve esattamente il contrario. Io sono molto d'accordo su quello che dici, ma questo dovrebbe essere fatto anche nella medicina interna, medicina chirurgica. Se si deve sottoporre un paziente, non in tutti gli ospedali lo fanno, se si deve sottoporre un paziente a un intervento, è giusto che ci sia una commissione pluridisciplinare, multispecialistica, che nello stesso momento valutino ognuno per le proprie competenze e gli interventi da fare, senza sottoporre il paziente a stressanti peregrinazioni da una parte all'altra. Ed è giusto anche quello che dici, perché non tutti quelli che hanno problemi di denti, diciamo, ci sono patologie come il diabete o altre malattie, tu mi puoi confermare che hanno bisogno anche della collaborazione dell'endocrinologo, oltre che del medico
di medicina generale, perché se non gli aggiusti il diabete, quello i denti glieli puoi mettere come vuoi, ma poi li perderà. Insomma, Sì, il voglio diabete c'è una forte dire. correlazione con la parodontite, il diabete, Quindi, osteoporosi, sono insomma. tante patologie legate, assolutamente. Quindi credo che si possa dire che in ogni caso, se l'ignoranza oppure i limiti economici spingono i nostri pazienti ad andare all'estero, rinunceranno a tante belle cose che potrebbe essere la professionalità, la correttezza di intervento, un rapporto costante, insomma, tutte quelle cose che non possono chiedere in un rapporto estero fatto di Sì, il rapporto piccoli. Ederi è, chiamiamolo, one shot, one key, cioè tu arrivi, visitato, tolgo denti, metto denti, ciao, quindi tu diventi effettivamente un numero. Questo effettivamente è vero, cioè il rapporto col medico, col dentista deve essere quello comunque che c'è col medico di fiducia, nel senso è. Poi ovviamente con anche il rapporto medico e paziente è totalmente cambiato, tutto con l'uso del web. Sono pazienti, mentre 20 anni fa quello che diceva il medico era dogma, quindi non nessuno osava dire contro. Adesso invece sono pazienti che arrivano con delle pagine stampate da internet, con ho letto di questa tecnica, ma lei la fa, ma che io voglio. Io sono sempre a discutere con una signora che vedrò credo anche domani, che assolutamente lei aveva letto su internet che i denti li voleva in zirconio. Zirconio è un materiale, una nuova ceramica. Nel suo caso non si potevano fare. Oh, e niente, lei ha detto che su internet quello era il materiale migliore, senza considerare che ci sono caso e caso d'applicazione, ovviamente. Quindi ecco, il rapporto medico-paziente sta cambiando tantissimo, e soprattutto anche per via, appunto, a parte del web, di queste nuove proposte che prima non c'erano, quindi questa concorrenza che va, che però effettivamente come unica leva che ha il prezzo. E insomma, Simone, abbiamo spostato le nostre mani dagli addomini, dalla bocca e dagli occhi. Vabbè, voi le tenete ancora lì, ma molte branche della medicina le hanno spostate dall'addome sui computer e con i mouse. Ah, Cioè, beh, si fa più famoso. mouse e più computer che visite, insomma. C'è dottor Google che dice questo. E infatti, il dottor Dottor Google. Google sa tutto. Poi ecco, poi attenzione, c'è tutto nulla. Il problema è che molte cose, anch'io ho 5 siti web, non è che io non lo usi, che è fondamentale. Io ho pazienti che vengono tutti Italia dall'estero, anche stamattina ho trattato una paziente da Monaco di Baviera, perché arrivano tramite il web. Quindi è importante, però è importante comunque sempre. Poi un rapporto, un po' di coscienza, cioè quelle cose che sono la panacea, ovviamente è sempre un dubbio, c'è cioè un po' di grano salis ci deve essere nell'interpretazione di quello che va letto, nonché poi nella personalizzazione in medicina. Cioè non è che io compro un telefono che è quel telefono, ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'hai. Nel nostro caso, in ambito appunto di sanità, in ambito di bocca, c'è sempre, va un attimo, ogni cosa va declinata al caso singolo. E questo è Certo. importante perché c'è questo vizio, ah, l'ha preso la mia amica come le medicine, l'ha preso la mia amica, l'ha preso mia sorella, ma non riescono a capire che ogni corpo è diverso dall'altro, non c'è niente da fare. No, ogni corpo è diverso dall'altro, ogni bocca. Poi ci sono persone, ad esempio, l'implantologia, che sembra la soluzione a tutto, cioè sono le persone che se la devono, perdonatemi, meritare. Perché se io ti metto un impianto e non ti pulisci, l'impianto fallisce. Quindi Certo. sono dei casi in cui anche la buona vecchia protesi mobile o dentiera è un'ottima soluzione. Ma anche Simone, scusami, io credo che al di là della professionalità, che è un termine molto vago, ma Certo. dice poco, bisognerebbe riempire di contenuti questo termine. Uno di questi credo che debba far piacere a tutti fare così un lavoro statistico e quindi dire su quanti interventi poi, quanti reggono dopo un certo numero di anni e quali sono gli esiti degli interventi che vengono fatti. Così si eviterebbe di fare pubblicità basata sul nulla. Quindi ogni struttura, quindi la tua, credo, prima fra le altre, può avvalersi di indagini statistiche e dire
e quindi combattere la concorrenza estera, dicendo su 100 interventi i nostri 80 dopo 10 anni sono ancora in piedi. Non so se voi potete dire la stessa cosa o Questa altre. è una bella idea di marketing, questa. Molto interessante. Credo che sia, insomma, credo che questo possiamo iniziare a farlo, visto che siamo invasi da roba orientale e anche oltre, insomma, incominciamo a far valere le nostre cose, insomma, ce le abbiamo, No, le ma nostre priorità. in Italia la media, comunque, come ho detto prima, è molto alta. Abbiamo veramente, secondo me, possiamo. Poi ci sono anche proprio dei professionisti, abbiamo delle eccellenze veramente che fanno scuola in tutto il mondo. Quindi secondo me ci deve essere comunque un ritorno e comunque un colloquio col proprio medico prima di cercare ho un problema, cerco su internet e vado dove costa meno. C'è anche sempre la nuova figura che il paziente famoso cerca preventivi. Cioè cosa vuol dire? Va in un studio Eh X, sì, si fa fare un preventivo. certo. Cancella i costi, cancella i prezzi, gira 10 sui dentistici o manda via mail, a me mi arriva anche questo, mi fa il prezzo di questo. Cioè, questa è una roba proprio che io proprio, a volte proprio non rispondo neanche a queste cose. Sì. Quindi, questo è perché comunque il piano di cura ogni medico è diverso. Quindi, il mio consiglio è che sicuramente, primo punto, prevenzione, perché con la prevenzione. Mi sa che oggi non abbiamo tempo di parlare di pulizia dei denti, siamo già un po' stolati, ma faremo un'altra puntata. Quindi con una prevenzione corretta andiamo a limitare veramente dell'80%, direi, se non di più, la comparsa di problematiche importanti che richiedono lavori costosi. Questa è la prima cosa. Quindi non bisogna andare dal dentista quando c'è bisogno, ma bisogna andare a fare la prevenzione. Anzi, proprio se uno non ha nulla, meglio è. Questa Infatti. cosa importante. E le linee guida chiedono di fare delle pulizie professionali, che pulizia non è tanto pulire, oltre che pulire è un controllo di tutta la situazione 2 volte all'anno. Questo è il primo punto. Pulirsi molto bene a casa, e poi avremo una puntata a sto punto ad hoc in cui andremo a Beh, sì. spiegare tutte le tecniche. Numero 3, prima di prendere, partire, brigare, parlare col medico, col proprio dentista di fiducia. Per trovare anche delle altre soluzioni, perché non è che per forza tutti devono fare gli impianti, cioè ci sono delle altre soluzioni che sono dei ponti provvisori, che cosa mi viene in mente, dei piccole protesi mobili estetiche, che comunque ci permettono di dare, che la cosa importante sono funzione masticatoria ed estetica alla bocca, con costi più che onesti. E rimanendo comunque sempre controllati, perché qualunque problema noi ci siamo, noi, io e tutti i miei colleghi, siamo sempre a disposizione per risolvere i problemi che possono insorgere, perché ci sta sempre che una protesi ha bisogno di un ritocchino o qualcosa del genere, e quindi si possono sempre trovare altre soluzioni piuttosto che quello che proprio dà fastidio è il danno biologico di andare all'estero e togliersi tutti i denti quando Certo. veramente noi ci accaniamo. Cercare di salvarli tutti e mantenere il più possibile la dentatura naturale. Quindi questi Ma sono. è così vero quello che dici, che addirittura lo Stato, tu facevi riferimento prima ai LEA, ha individuato finalmente nella somministrazione dei vaccini un'azione preventiva efficace. Quindi la prevenzione, come tu dicevi, l'ha scoperta anche il nostro Stato, immagino, elargendo un sacco di vaccini. Stanno Gratuito. studiando, Ci vuole il suo tempo. stanno studiando in Australia, credo, il vaccino per la parodontite. Magari Sì. arriverà. Comunque, comunque io vedo quello che è sicuro, che io si vede come trend, diciamo, evolutivo generazionale, è comunque nelle nuove generazioni c'è sempre una minore tendenza alla carie, quindi questa è una cosa che io ritengo molto importante. Che secondo me tenderà fondamentalmente a sparire. Secondo me, salvo casi di alta carioricettività, cioè una tendenza, diciamo, una predisposizione particolare, le carie stanno sempre più riducendosi nelle Si nuove nutrono generazioni. meglio, forse. C'è una migliore nutrizione, secondo Sì. me, una maggiore attenzione Maggiore anche attenzione. dei genitori, soprattutto.
nella pulizia, quindi nell'insegnare le manovre, grazie a questo sicuramente anche all'effetto mediatico, comunque a generazioni che iniziano ad essere un pochino più attente alla bocca. E quindi insegnare al bimbo a pulirsi bene, già da piccoli, anche giocando, diventa molto molto importante, e veramente abbiamo, potremmo ormai dire che veramente la carie tenderà a scomparire, secondo me. Non come si diceva che in America, presso certi fiumi ricchi di fosforo, la carie era quasi debellata. Sì, beh, l'acqua, l'acqua va, non è fosforo, oddio, è un vuoto. Oddio. Non è il vuoto. Fluoro. Fluoro, diventerebbe luminoso. Allora, il fluoro come il fluoro funziona, fluoro. Giusto un piccolo accenno, cosa succede? Il fluoro viene assorbito dal dente e permette di renderlo più resistente all'attacco acido. È il problema poi della carie. La carie è fondamentalmente un ambiente acido che si crea in bocca, quindi una variazione di pH. In questo ambiente acido vanno a sopravvivere dei batteri, che sono mutans, il famoso streptococco mutans, insieme agli lattobacilli, che vanno a demineralizzare la struttura del dente. Quindi la carie è appunto una demineralizzazione che piano piano poi porta alla creazione del buco, il famoso buco che è la carie scura. E un piccolo accenno, quando la carie di solito carie non secca. Fa male, no, la carie secca è solo quella superficiale. La carie, il buco invece è una carie, di solito quando un dente è molto creato è molle proprio, sì. Ecco, e la carie quando fa male di solito anche diventa già abbastanza tardi, perché se una carie fa male di solito vuol dire che si sta avvicinando velocemente al nervo e il dente è a rischio di devitalizzazione. Bene, direi che abbiamo fatto la nostra ora, ce la siamo fatta, certo, ce la siamo anche fatta. Anche senza intervallo musicale. proprio vero. Quando gli argomenti sono molto interessanti e molto sensibili, anche perché sono realtà che tutti ci tocca di provare, il tempo passa. Io direi di chiudere qua. Vuoi dire qualcosa, Rosario? No, semplicemente che, come al solito, Simone è stato versato molto chiara nella sua esposizione, come le altre volte, quindi dato che siamo andati anche su Facebook, come dico io, appena chiudiamo questa trasmissione già è pronta per chi volesse rivedersela tranquillamente senza aspettare poi l'inserimento quando la mettiamo su YouTube. Io non parlo per i denti perché mi metto in disparte, non si può mai sapere, ho pochi denti, quindi va bene, dai, ma io faccio dopo parte di quella schiera di persone che si sono molto trascurate, questo è bene. Questo Simone ha ragione, computer, i raggi X ti stanno distruggendo, ecco, no, lì non è fluoro ma è fosforo. Come mi ricordo, i fosfori, i famosi monitor verdi, sì, quindi, che erano quelli del nostro inizio, della nostra giovinezza. Vabbè. E dopo Ugo e Simone, se rimanete un attimo fuori onda, devo dire una cosa. Va bene, a te. Io stasera ho lavorato poco e ho ascoltato molto, quindi ringrazio ancora il nostro odontoiatra di fiducia, che certamente tornerà con altri argomenti come ha fatto finora, sempre interessanti e più che altro sempre utili per la nostra salute dentaria. Ricordiamo, no, ma mi ricordo, ti interrompo Alfredo, perché mi ricordo in una delle trasmissioni quando Simone spiegava appunto la pulizia del dente, quanto tempo, certo. E ho ancora impresso in mente il fatto di non sciacquarsi, Simone, non so, quando fa la pulizia, è vero, cioè, perché così, cioè, sono tutte cose interessanti quelle che ti restano dentro, insomma, se uno ascolta. Sì, no, sono indicazioni semplici, ma che noi non abbiamo, noi vecchi. Adesso ci sono dei ragazzi, ragazzi miei, che hanno delle dentature da esposizione all'alluminio
al Museo di Arte Mondiale ormai, perché sono perfette. Lo ma sono tutte originali o sono ritoccate? Adesso i giovani ci tengono molto. No, allora, si possono, ci si può ovviamente, ci sono delle bocche che sono tendenzialmente ben curate già di suo, se no qualche aiutino lo possiamo dare, qualche aiutino lo diamo con lo sbiancamento, quindi rendiamo i denti più bianchi, che è una procedura comunque sicura, ormai è una procedura sicura, non è vero che rovina i denti, quindi questo è una, diciamo, uno di quei falsi miti, oppure si può fare, ad esempio ci sono le faccette sono dei rivestimenti di ceramica che vengono posizionati sui denti, che permettono di dargli una forma e un colore nuovo, una procedura anche poco invasiva. Per fare un esempio più facile alla portata di tutti, è come fare per le signore soprattutto la French manicure dei denti, quindi come fare posizionare, avete presente come si fa la manicure quella nuova che si mette l'unghietta finta che si colora sopra, stessa cosa noi facciamo con i denti con la ceramica. Oppure un'altra novità che sta prendendo piede negli ultimi anni è l'Invisalign. L'Invisalign è l'apparecchio invisibile che permette di riallineare in maniera, senza che nessuno se le veda, senza le famose, diciamo, stelline che si sono posate nell'apparecchio, di appunto riallineare i denti senza che nessuno se ne accorga. Quindi o ti aiuta la natura oppure un aiutino glielo possiamo dare anche noi. Anche ai vecchietti? Anche ai vecchietti, sì sì. Io sono, mi consolo, perché quando vedo il più bello, l'ex più bello di Hollywood, Richard Gere, che sorride, ha davanti un dente storto, quindi mi tiro su di morale. Ma un po' di irregolarità ci stanno, secondo me, nell'estetica soprattutto quella italiana, c'è estetica europea che è diversa dall'estetica americana, la naturalità e l'imperfezione ci sta. Certo. Va bene, io passerei, innanzitutto ringrazio Simone e lo attendiamo per i prossimi interventi, e passo per le comunicazioni di servizio a Rosario. Grazie. Allora, grazie Simone, grazie anche a Ugo, insomma, che c'è stato un bel, certo, diciamo, botta e risposta, no, fra Ugo e Simone su questo argomento. Volevo ricordare domani, mercoledì 18 gennaio alle 18:30, la trasmissione Spazio Aperto con Antonella Intranoi e Ugo Lombardi e la partecipazione di Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, e poi sempre domani alle ore 22 Osservatorio Antimafia, trasmissione in collaborazione con Antimafia 2000, questa rivista online che il direttore è Giorgio Bongiovanni, è sempre conduttori Antonella Intranò e Ugo Lombardi, e sempre con la partecipazione di Massimo Bonella, e con ospiti, comunque ricordatevi che ci saranno sempre degli ospiti interessanti che parleranno su questi argomenti che sono purtroppo di scottante attualità, anche questi. Ah sì, questo è vero. Anche questi. Ricordo che siamo andati in diretta sia su YouTube, su Facebook, sul nostro sito radiosites.it come web TV, e anche sulle web radio del network, che sono Radio Isso da Modena, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Lui Radio da Modena, e su Radio Science Classic e Radio Science. Con questo è tutto, io direi di andare con la sigla finale e ci risentiamo la prossima settimana, vero Alfredo? Ok, la prossima settimana non so ancora chi ci sarà, la sorpresa vedremo. Se no ci siamo sempre io e te, i due vecchi della radio, Rosario, non ci proviamo dei problemi, non ci poniamo. Per niente. Qualche sciocchezza la sappiamo ancora dire. Ah, questo di certo, questo certamente. Io e te di certo. Ciao a tutti, una buona sera. Ciao. Arrivederci. Where'd you be if you had given to protection?